Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Iniziamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Ieri vi abbiamo dato le notizie del bollettino della regione, 41 casi in provincia di Lucca tra lunedì e martedì, però è arrivato anche il bollettino della ASL che parla invece di 30 casi più o meno nello stesso periodo di tempo, quindi a questo punto è auspicabile che Regione e ASL trovino un criterio per emettere un solo bollettino al giorno per non creare confusione. Comunque, per quanto riguarda la ASL, i casi sarebbero appunto 30 i nuovi casi nella giornata tra lunedì e martedì. Possiamo andare anche sulla nostra notizia riportata dal sito web: 13 casi nella piana di Lucca, 3 in Valle del Serchio e 15 in Versilia. Secondo l'ASL, quindi, i contagiati complessivi nella nostra provincia ad oggi sono 150, 76 in Lucchesia e 74 in Versilia. Intanto, su Facebook, il sindaco di Capannoro Imenesini ha annunciato la prima persona guarita nella piana di Lucca, un uomo che aveva contratto il coronavirus negli scorsi giorni e che oggi è completamente guarito. E adesso andiamo a visitare il campo di Marte, l'ex ospedale di Lucca, dove presto verranno ricavati 72 nuovi posti di terapia intensiva. Vediamo il servizio. In piena emergenza coronavirus, il campo di Marte di Lucca rimane uno dei centri dove l'attività non si ferma. L'unico ingresso aperto è quello del pronto soccorso, dove ci sono i controlli. Anche qui è stata montata la tenda pre-triage, dove viene misurata la febbre e vengono richieste informazioni sullo stato di salute di chi deve accedere ai servizi ancora in funzione all'ex ospedale di Lucca. Da alcuni giorni qui sono partiti i lavori per l'attuazione del piano predisposto dal presidente della regione Enrico Rossi. Al campo di Marte verranno infatti allestiti 72 nuovi posti di terapia intensiva a servizio della ASL Toscana del Nord-Ovest. Gli edifici individuati a poca distanza tra loro si trovano nel piazzale del vecchio ingresso dell'ex ospedale. Sono l'edificio O, che ospita già malattie infettive, e l'edificio C, per intendersi quello della Casa della Salute. Proprio nell'edificio C sarà installato il maggior numero di posti letto, circa una sessantina. Gli altri 12 invece troveranno posto nell'edificio O. In totale, il piano d'emergenza della regione prevede l'installazione di 280 nuovi posti di terapia intensiva in tutta la Toscana, recuperati nelle vecchie strutture per un costo complessivo di 16 milioni di euro. Ma altri posti, si stima circa 200, potrebbero essere ricavati all'interno delle sale operatorie. Adesso si attende l'arrivo di ventilatori e monitor dalla Protezione Civile. Intanto però i sindacati della funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL hanno annunciato l'intenzione di inoltrare una formale diffida per l'insufficiente fornitura di dispositivi di sicurezza messa a disposizione degli operatori sanitari della USL Toscana Nord-Ovest. Risulta ai sindacati, si legge in un comunicato, che il personale che presta servizio presso la ASL operi in condizioni che non rispettano gli standard di sicurezza previsti, il tutto con la conseguente possibile messa a rischio della salute degli operatori stessi e degli utenti. C'è anche un'altra importante notizia oggi, questa mattina, riguardante il lavoro. Sapete che è stato firmato il cosiddetto decreto Salva Cura Italia, scusate, quello che prevede le risorse da stanziare in favore delle aziende, in particolare per la cassa integrazione. Andiamo anche in questo caso sulla notizia riportata sul nostro sito web, perché la Regione ha annunciato lo spostamento di 60 milioni a favore della cassa integrazione in deroga, in aggiunta alle risorse che arriveranno dal decreto Cura Italia, che assommano a 3 miliardi di euro che dovranno essere ovviamente spartiti tra le regioni italiane. La Regione Toscana, per bocca dell'assessore al lavoro Cristina Grieco, ha annunciato di poter aggiungere a queste risorse altri 60 milioni, frutto di economie della gestione virtuosa dei precedenti ammortizzatori in deroga che la Regione Toscana ha accantonato e che adesso rimette a disposizione di imprese e lavoratori del territorio. Quindi risorse aggiuntive per cercare poi di
riprendere, far riprendere vigore all'economia una volta passata questa emergenza. Adesso parliamo di una polemica che si è innescata nelle ultime ore a Lucca, perché questo pomeriggio in Piazza San Francesco, in centro storico, è in programma il mercatino biologico, un appuntamento che ha appunto suscitato polemiche, ad esempio dal gruppo di opposizione Siamo Lucca, che dice, che parla di decisione illogica: il comune chiude le mura e poi apre un mercatino in centro storico. Poi anche il consigliere Fabio Barzanti parla di messaggio totalmente sbagliato all'opinione pubblica. Ci sono anche le polemiche del comitato Vivere il centro storico. Abbiamo contattato pochi minuti fa l'assessore al commercio del comune di Lucca, Valentina Mercanti, per sapere come commenta questa situazione. Vediamo. Assessore, buongiorno. Questo pomeriggio ci sarà questo mercato in Piazza San Francesco che ha suscitato alcune polemiche, perché si dice il Comune di Lucca chiude le mura però autorizza il mercato in Piazza San Francesco. Lei che cosa risponde? Buongiorno a tutti, ma rispondo che non capisco le polemiche. Proprio oggi stavo leggendo i giornali, sul Manifesto, su altri giornali ci sono articoli sul fatto che l'agricoltura va avanti e che i mercati contadini non si fermano. Ricordo, invito la popolazione a stare a casa, però ricordo che si può uscire per fare la spesa e quindi alla fine è un'alternativa anche ai supermercati ed è anche un modo per differenziare i luoghi per fare approvvigionamento e non creare file nei soliti posti. Perciò veramente non capisco la polemica. Cioè, saranno seguite tutte le misure di sicurezza ovviamente al mercato? Assolutamente sì, l'ente organizzatore che è la SCIA ha preso tutte le misure di sicurezza, gli operatori avranno guanti e mascherine, non ci sarà più di una persona per banco, saranno rispettate le distanze di sicurezza e ovviamente, come stiamo facendo in tutti i posti, botteghe, negozi, macellerie, supermercati, abbiamo mandato una pattuglia a controllare che vengano rispettate le misure di sicurezza. Bene, grazie assessore. Ci mancherebbe, grazie a voi. Una cosa posso aggiungere. Io credo che in questo momento l'emergenza sanitaria è fondamentale, le persone devono stare a casa, ma se fanno acquisti li invito a non comprare su Amazon, ad acquistare prodotti italiani e prodotti locali, perché anche attraverso il nostro comportamento si può aiutare l'economia, che sappiamo tutti in questo momento essere in ginocchio. Quindi noi ci crediamo nel chilometro zero, crediamo nei prodotti locali ed è semplicemente un modo per dare alla città la possibilità di comprare prodotti locali. Ripeto, c'è il domicilio, consultate il sito del comune e se possiamo non usciamo di casa. Grazie ancora. Grazie. Bene, questo è il commento dell'assessore Mercanti, ovviamente le polemiche rimangono. Parliamo di un nuovo servizio fornito da Noi TV, riguarda le pratiche di riattivazione motoria, in particolare utili agli anziani in questi giorni in cui un po' tutti dobbiamo rimanere assolutamente a casa. Ciao a tutti, sono Barbara Giusti e sono un coach ego. Oggi sono qua insieme a Noi TV per presentarvi degli esercizi da fare a casa. L'esercizio fisico è salute e tra gli innumerevoli benefici che presenta c'è sicuramente anche il rinforzo delle difese immunitarie. Chiaro che sia difficile mantenere buoni livelli di attività fisica rimanendo a casa come si deve ed è giusto fare in questo periodo, soprattutto per il pubblico over 60. Proprio per questo Noi TV, in collaborazione con i centri Ego, ha iniziato a proporre un servizio utile anche in questo senso. Ogni giorno alle 9.15, alle 11, alle 17.15, sul canale 10 e in HD sul 510 del digitale terrestre vanno in onda brevi sequenze di esercizi di mobilità articolare e muscolare con i coach Ego Wellness ed Ego City Lab per restare a casa ma in movimento. Lo spirito di collaborazione offre davvero tante opportunità, ha commentato Renato Malfatti a nome del team Ego, soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo. Il mondo dello sport si è fermato, lo sapete tutti, a causa dell'emergenza coronavirus, ma il nostro collega Guido Casotti ha sollecitato vari personaggi
dello sport del nostro territorio per lanciare appelli a rimanere a casa. E oggi è il turno del fuoriclasse del rally, Paolo Andreucci. Ciao Guido, grazie di avermi coinvolto in questa iniziativa. Un saluto particolare va a tutti quelli che in questo momento lavorano negli ospedali, nelle ambulanze, in tutto il settore coinvolto a cercare di assisterci e di guarirci. Una raccomandazione a tutti gli altri è quella appunto di stare in casa, di cercare di sconfiggere questo virus nel modo in cui abbiamo, e cioè cercare di non trasmettercelo l'un con l'altro. È anche il momento buono per stare in casa appunto e goderci proprio anche la famiglia. Un abbraccio, grazie UNE TV. E siamo tornati con le notizie della Versilia. Iniziamo dal nostro sito web, dove c'è una notizia significativa di cronaca. 15 denunce in un solo giorno a persone che non avevano motivo di stare in giro a causa, ovviamente non seguivano quindi in maniera corretta le restrizioni di spostamenti che sono state imposte per l'emergenza coronavirus. In sostanza la polizia tra Viareggio, Torre del Lago, Camaiore e Massarosa in un giorno ha fermato 40 persone e quasi la metà, 15 persone, non avevano una giustificazione per essere in giro. Questo purtroppo è quello che sta accadendo un po' in tutta Italia. Da segnalare che tra i fermati ci sono due giovani di 20 anni italiani fermati a Torre del Lago dopo essere usciti dalla pineta e a seguito del controllo sono stati trovati in possesso di circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per tale motivo i due sono stati, oltre che denunciati, anche segnalati alle autorità competenti per detenzione di sostanza stupefacente. Cambiamo argomento e parliamo di eventi rinviati. È il turno del Palio di Querceta, una decisione inevitabile dopo l'annullamento del Festival Canoro del Miccio Canterino. Saltano tutte le manifestazioni di Querceta, compreso l'atteso Palio dei Micci che era in programma domenica 3 maggio per la sua 65esima edizione. Una scelta dolorosa presa lunedì sera dalla Proloco di Querceta insieme alle 8 contrade, come riferisce il presidente Gianluca Ceragioli. Tutte le manifestazioni organizzate nei mesi di aprile e maggio sono sospese e rinviate, in particolare saranno rimandate a data da destinarsi il Festival del Miccio Canterino, la Staffetta delle Contrade, il Palio dei Micci e i Giochi di Bandiera Under e Assoluti. Tra le ipotesi, quella di recuperare il palio in autunno o di saltare direttamente al 2021. Scenari tutti da valutare. E adesso parliamo di nautica, perché ovviamente anche i cantieri si sono fermati, ma la FIAM CGIL dice che 9 settimane di cassa integrazione non basteranno. Si ferma anche la cantieristica navale. Da oggi la darsena di Viareggio si spenge per effetto del coronavirus, dopo il primo caso di contagio in un cantiere di un lavoratore in subappalto e soprattutto vista la difficoltà oggettiva a lavorare seguendo i rigidi parametri di sicurezza, praticamente tutta la nautica ha gettato la spugna. Il primo big è stato Codecasa la scorsa settimana, poi Overmarine e via via gli altri fino a San Lorenzo e Azimut Benetti, ultimi a sospendere le attività. La produzione del super yacht si ferma per ora data da destinarsi, in attesa di vedere un orizzonte a questa emergenza sanitaria ed economica. Lo stop ai cantieri era stato richiesto da giorni a gran voce dalla FIOM CGIL, che chiede alle aziende di adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza anti-Covid-19. Io ritengo che si doveva fare anche prima. Noi è già da diversi giorni che insistevamo su questo terreno. Lentamente gli imprenditori si sono convinti della necessità. L'auspicio che noi ci poniamo è quello, una volta che saranno ripristinati tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza, individuate le procedure, il modello organizzativo, che si possa riprendere quanto prima con il massimo delle garanzie a lavorare, in modo che non si arrestino le attività, sia quelle principali sia quelle soprattutto degli appalti, che altrimenti rischiano davvero di non ripartire più. C'è molta preoccupazione in questo senso. Una preoccupazione che però oggi mettiamo in secondo piano rispetto invece a quella che è una garanzia della sicurezza delle persone, che dobbiamo assolutamente
mettere al riparo da qualsiasi rischio di contagio per quanto riguarda il virus. Da oggi dunque il silenzio è calato anche in via Coppino e dintorni e calerà presto probabilmente nelle centinaia di piccole aziende artigiane dell'indotto, la cui attività dipende da quella dei grandi cantieri. Per la Fiom CGL la cassa integrazione di 9 settimane varata dal governo non basterà. Il rischio evidente è che in 9 settimane non si risolva il problema. Quindi preventivamente credo sarebbe opportuno cominciare già a sollecitare il governo affinché allarghi i cordoni della borsa rispetto a quella che è una necessità che sicuramente si farà impellente quando arriveremo nuovamente alla scadenza. 2 mesi passano molto velocemente. Un altro settore in grande difficoltà è quello florovivaistico, particolarmente diffuso in Versilia, milioni di piante invendute e probabilmente da buttare. Noi abbiamo circa 25 ettari di superficie coperta con 6 milioni di piante coltivate per la primavera e sono tutte a rischio di essere non invendute. Noi siamo sempre nel reparto mondo agricolo, però c'è agricoltura e agricoltura. Un esempio semplice: chi fa il vino lo bottiglia, lo mette nelle cantine, se non lo vende oggi, lo vende fra un mese, lo vende fra 2 mesi, ma non si sciupa e non butta via il vigneto. Noi invece qui abbiamo fatto la produzione, o si raccoglie e si vende o si raccoglie e si butta via. È questa la drammatica testimonianza di Luca Maffucci, titolare di una delle più grandi aziende florovivaistiche della Versilia e d'Italia, in ginocchio da settimane per la chiusura dei mercati interni ed esteri a causa del coronavirus. Un settore, quello della produzione di piante fiorite in vaso, che conta in Versilia 250 aziende con un totale di circa 2.000 dipendenti. Il fatturato a primavera è di quasi 150 milioni di euro tra fiori freschi e recisi. Le vendite fatte tra il 1 marzo e la fine di maggio valgono il 70% del fatturato annuale. Ci sono alti costi di smaltimento. E certo, poi ci sono, perché o confezionarlo per spedirlo o prepararlo per buttarlo, la spesa è la solita. Difficile credere che queste imprese, grandi o piccole, senza un intervento dello Stato, possano superare una crisi che non ha precedenti. A livello occupazionale noi siamo circa 150 addetti, che io già una parte l'ho messa a casa, 80 persone sono già ferme e il resto, andando avanti piano piano, ci si ferma del tutto. Siamo qui a chiedere un appello alle istituzioni che ci diano una mano, perché noi siamo a rischio di chiudere le aziende. Non è che si blocchi per un periodo il prodotto che si può mettere nelle celle frigo e poi venderlo dopo. O lo vendiamo al momento che c'è la richiesta, quindi marzo-aprile, o se no noi non abbiamo neanche soldi per poter portare avanti l'attività. È tutto anche per la seconda parte delle TG. Adesso un breve break e poi torniamo con la terza parte.